Ciao a tutti! Oggi prepareremo la ciambella salata di pan brioche. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore e 50 minuti circa. Gli ingredienti sono farina manitoba, uova, latte, lievito di birra fresco, burro morbido, zucchero, sale, formaggio, prosciutto, olive e semi di papavero. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte. Il lievito, e lo zucchero. Riazioniamo il bimby per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo il burro la farina il sale e le uova chiudiamo con il coperchio e azioniamo il bimby per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo in una ciotola unta con olio, copriamola con pellicola trasparente e lasciamola lievitare in forno spento per almeno un'ora. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto, adesso lo stenderemo in una spianatoia che abbiamo infarinato. Una volta stesa adesso metteremo il prosciutto il formaggio e le olive. E se lo gradite potete aggiungere pomodori secchi, funghetti, carciofini. Adesso arrotoliamo delicatamente dal lato lungo. Chiudiamo bene. Formiamo una ciambella. Posizioniamolo in uno stampo a ciambella, ben oliato. Con un coltello faremo dei tagli profondi sulla superficie del pan brioche. Spennelliamo adesso la superficie con il tuorlo d'uovo con un po' di latte. Polverizziamo con i semi di papavero. Lasciamola lievitare per almeno un'ora in forno spento. Trascorso il tempo, adesso andremo a cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30 minuti. La ciambella è cotta, lasciamola intiepidire prima di servire. Ciambella salata di pan brioche. Grazie e alla prossima ricetta!